Ci siamo tutti in extremis. Stavamo per cominciare senza di te. Non sarebbe stato bello. Ah, va bene, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Bene, buonasera, benvenuti. Iniziamo qui anche perché so che ci sono persone che hanno preso posto da tempo, quindi premiamo i puntuali anche perché non è un'abitudine specialmente del sud, quindi va rimarcata questa qualità delle persone che arrivano in orario agli appuntamenti e agli eventi. Quindi grazie per essere qui, per essere venuti numerosi. Da questo io capisco l'affetto e la stima che, come me, tutti voi nutrite nei confronti di Davide, per cui sono felicissima di poter condividere questi sentimenti con voi e soprattutto la presentazione dell'ennesimo libro di una persona che a tutti gli effetti si definisce uno scrittore, ormai non è più un esordiente, siamo stati abituati a presentarlo come esordiente, ma ormai è nell'Olimpo. È un tipo di scrittura delizioso, si fa leggere in pochissimo tempo e rileggere, e offre una serie di spunti di riflessione non solo sulla storia che lui ci racconta e che tra un po' affronteremo insieme a voi, ma anche su noi stessi. Ci costringe a guardarci un po' allo specchio, e a guardare un po' allo specchio noi stessi, il nostro passato, la nostra vita, le nostre relazioni con gli altri, con il prossimo, con la propria metà, per così dire, e quindi ci spinge, come vi dicevo, a fare delle riflessioni. Allora, ora tra un po' entreremo nel merito del suo libro, però prima di farlo vorrei ringraziare la Fondazione Paolo Grassi nella persona del presidente Franco Punzi, a cui darò la parola alla fine per sua espressa richiesta alla fine dell'incontro, e saluto Valentina Lenoci, che invito qua invece l'assessore alle politiche giovanili per un breve saluto. Chiedo scusa a nome mio e di Valentina perché siamo entrambe raffreddatissime e qui abbiamo questo tono di voce un po'... Non so se sì, entrambe raffreddatissime, però condividevamo prima con Anna Maria che la stima e l'affetto per Davide, come dire, andava oltre anche i problemi di salute. Per me è un saluto che, diciamo, oltre ad essere un saluto istituzionale, è davvero un saluto affettuoso nei confronti, diciamo, di un amico che questa sera presenta alla città il suo nuovo libro. Noi l'abbiamo, diciamo, già seguito in passato, questo è ovviamente l'ho già letto, per cui mi ha molto colpito, e adesso seguirò con attenzione la presentazione proprio per il modo in cui entra, poi dialoga direttamente con il lettore in una maniera molto, davvero molto personale, è molto bello, e mi complimento, diciamo, con Davide per questo lavoro. Lui è, credo che le persone che sono qui dentro, diciamo, lo conoscano anche personalmente, è davvero una bella persona, è una persona speciale. Il fatto che in questo modo, diciamo, attraverso poi la sua arte, perché, diciamo, di fatto lo è, si possa arrivare, diciamo, anche a tante persone, ma a tanti giovani come lui, è davvero qualcosa di bello. So che lui ci teneva particolarmente a fare la presentazione in questo spazio, diceva il presidente poco fa, questa è la casa di tutti, è la casa della cultura, quindi, diciamo, meglio di questo non poteva, diciamo, scegliere altro luogo. Da parte nostra, diciamo, come amministrazione, ovviamente, oltre a essere, diciamo, contenti del numero di, penso che la dottoressa Montinaro potrà confermare, del numero, diciamo, di concittadini che in qualche modo, diciamo, intraprendono questa strada e che anche con attestazioni, diciamo, importanti. Ovviamente come amministrazione comunale l'obiettivo è quello di incentivare, di sostenere sempre di più, lo stiamo facendo anche attraverso la riapertura di spazi che sono sempre più dedicati ai ragazzi, ai giovani. Diciamo, tra poco riaprirà finalmente anche l'ospedaletto, che so che è un luogo anche molto caro a Davide, dove in passato ha avuto anche modo, diciamo, di confrontarsi con altri coetanei. Io non tolgo altro spazio, auguro a tutti una buona serata e un grande in bocca al lupo a Davide. Ringrazio anche Pietro Andrea Nicelli che condividerà con me questo momento, ma prima di dare la parola ad Anicelli, che ovviamente conoscete tutti, giornalista straconosciuto, direttore di Cronache Martinesi, eccetera, eccetera,
Prima di dare la parola a lui, vi dicevo, vi ricorderò leggendolo, ahimè scusatemi, ma la memoria mi fa questi scherzi, leggendovi il breve curriculum che è riportato nella quarta di copertina di Davide, solo per farvi, per ricordarvi anche tutte le sue pubblicazioni, tutti i libri che ha già scritto e che potete assolutamente leggere, anzi che dovreste leggere, qualcuno anche in particolare, ve lo dirò magari più tardi. Allora, Davide Simeone, avvocato, classe non si dice, anche se sei un uomo, sorvoliamo. Dopo varie esperienze professionali a Londra e a Valencia, ha collaborato come social media manager, non so se si dice social media manager o social media manager, decidete voi, alla Digiline, web editor per IBS a Milano. Il suo esordio letterario è del 2003, a 19 anni, ahimè, si fanno i conti così, con il romanzo Come dico io, premiato l'anno successivo alla quinta biennale del premio La Lama. Nel 2005, con la seconda esperienza narrativa, 4, ha vinto il premio Ignazio Ciaia, Nunzio Schena, mentre nel 2007 è uscito il suo terzo romanzo L'alba di domani. Nel 2013 ha pubblicato il romanzo, scusa, mi dici il titolo di questo romanzo? Rewind, perché questo è l'altro dubbio amletico, si dice Rewind... Rewind. Però ci correggono, si dice così. Si dice Rewind. Presentato alla Città del Libro di Campi Salentina e premiato dall'Associazione Asterisco. Nel 2017, quella volta che ho imparato a nuotare, ed è proprio quello che abbiamo presentato all'ospedaletto, come diceva Valentina prima. Nel 2019 ha pubblicato il racconto breve Sole. Collabora con il blog letterario Inchiostro di Puglia dal 2014, quindi oltre ad essere scrittore è un attivissimo operatore culturale. Dal 2018 appunto è direttore artistico del Festival Pagine di Stelle di Ceglie Messapica ed è tutor per la Fondazione Paolo Grassi, quindi gioca in casa, era tutor quando è stato scritto questo, e attualmente vive ed esercita la sua attività professionale a Martina Franca e Lecce. Sulla S16, esercita la sua attività professionale sulla statale 16, il che ama il rischio in pratica. Però c'è da dire una cosa molto importante, e c'è da dire che questo libro, Le ragazze stanno bene, pubblicato dalle Flaner Edizioni, ha vinto un premio importante. Sarà Dino Cassone, ufficio stampa appunto della casa editrice, a raccontarci cosa ha vinto e perché lo ha vinto. Prego, Dino Cassone. Buonasera a tutti, io intanto porto i saluti dell'editore Alessio Rega che in questo momento si trova, ai lui ben fortunato, al salone di Francoforte. Io volevo spendere due parole perché sono l'ufficio stampa della casa editrice Le Flaner, però sono anche un collega di Davide, infatti ho conosciuto Davide quando... Sulla statale 16. No, sulla statale 16 sarebbe un po' pericoloso, però... un'amica in comune mi ha suggerito di leggere proprio il romanzo che ha appena detto lei quella volta che ho imparato a nuotare, e siccome a me piace sempre sponsorizzare i colleghi, soprattutto quelli più bravi di me, ho voluto fortemente presentarlo a Cisternino. Naturalmente mi sono innamorato di Davide, artisticamente parlando chiaramente, della sua scrittura, perché è una scrittura molto bella, e poi soprattutto perché è una bella anima. Come si fa nelle migliori campagne acquisti delle squadre di calcio, mi sono messo ai garetti di Davide e l'ho quasi costretto, insomma, a far parte della nostra casa editrice, che più che una casa editrice è una famiglia. Infatti la nostra casa editrice ha come pietra angolare proprio il senso di famiglia, per cui siamo molto uniti tra di noi e ci piace sponsorizzare, cioè leggerci, che è una cosa importante, soprattutto sponsorizzarci. Quindi questo, sono ben contento per Davide, perché quando gli ho appunto chiesto di mandarci qualcosa, lui aveva già in serbo questa raccolta di racconti e ha partecipato perché è under 35, adesso svegliamo l'età, a questo concorso nazionale che è giunto alla quarta edizione, che è intitolato a Ludovica Castelli, che è un'autrice purtroppo prematuramente scomparsa, una giornalista, quindi anche una collega,
di vero talento, per cui sono stato felicissimo che Davide abbia vinto, perché se lo meritava. E quindi, tra l'altro, qui in sala c'è anche una collega, proprio a dimostrazione del fatto che siamo tutti una famiglia, che ha vinto il premio speciale allo stesso concorso, Elena Dell'Aquila, per cui sono ben felice, insomma, di averla con me. Io, Davide, ti auguro tutto il bene possibile, perché sicuramente il talento c'è e hai tantissima strada da fare, per cui siamo fortunati ad averti come casa editrice e siamo fortunati a conoscerti soprattutto. Grazie, e leggete il libro, che è un bellissimo libro. Posso farle una domanda? Tanto per chiarirlo anche a me. Che genere di premio è questo premio Ludovica Castelli, e qual è la motivazione secondo la quale Davide ha vinto? Sì, il premio è dedicato a tutte le persone under 35. Va specificato questo, che la casa editrice non è una casa editrice a pagamento, per cui investe i suoi soldini. Il che è una rarità, oltre. Che è una rarità, probabilmente, però investe i suoi soldini soltanto quando crede che l'autore possa meritare la pubblicazione. È chiaro che, come tutte le famiglie, ci sono le pecore nere, ma non è il caso di Davide, naturalmente. Il premio è importante perché ricorda la memoria di una giovanissimo talento, e soprattutto perché a consegnare il premio sono stati proprio i genitori di Ludovica, perché la storia è questa: la ragazza aveva già pubblicato un libro, poi purtroppo una bruttissima malattia, che è il male del secolo, se l'è portata via, per cui aveva nel cassetto questo romanzo, e i genitori hanno cercato in lungo e largo per tutta la penisola, perché lei è di Catanzaro, quindi è calabrese, una casa editrice disposta a pubblicare questo romanzo. Ovviamente il romanzo è stato pubblicato da noi perché era veramente un bellissimo romanzo. È importante perché premia il talento, e la motivazione che ha fatto sì che Davide vincesse questo premio è perché la scrittura bellissima di Davide è entrata proprio nel tessuto dell'anima, quindi diciamo che la giuria ha premiato di pancia, e quindi non c'è stata, diciamo, ragione, insomma, sulla vittoria di Davide. Questo è spero di aver risposto, insomma. Siamo felicissimi di questa risposta, grazie mille. Beh, Davide, ne vinci però di premi, eh? Beh, guarda, io sono stato molto emozionato quella sera. Acceso? Sì, credo sia acceso. Mi sentite? Sì, no? Sì. Sono stato molto emozionato perché... No. Usa questo. Tempo, cioè, ti sentono perché hai una voce... Uso questo, dai, forse così è meglio. Sì, forse è meglio, no? Perché scrivere un libro è una cosa seria. Questo è un messaggio che può sembrare banale, ma che va ribadito. C'è un lavoro dietro la scrittura di un libro, pazzesco. Dino lo sanno tutti quelli che lavorano nel settore editoriale. C'è una lettura, una rilettura, c'è una correzione di bozze, c'è un lavoro di editing molto curato, che è stato fatto in maniera eccellente da Antonietta Rubino, e soprattutto poi c'è un ufficio stampa che deve comunicare il messaggio del libro e veicolarlo nel modo più opportuno, e c'è un editore che deve essere tale, parlavamo adesso scherzando proprio con Pietro, e non uno stampatore, che mette insieme tutti questi tasselli e prende un prodotto e gli dà quantomeno credibilità. Poi sul giudizio di merito sostanziale io mi rimetto a voi, a chi lo ha già letto, a chi lo vorrà leggere. È un giudizio insindacabile, spetta al lettore. Però quantomeno serve essere credibili in questo momento. E con loro, con questa casa editrice, ho trovato questa credibilità, e soprattutto ho passato, e loro lo sanno perché c'erano, dei momenti particolari. Ho inviato praticamente uno degli ultimi racconti in ospedale, e poi lì mi sono trovato in un contesto assolutamente nuovo per me, a Bari, e è stata una gran bella emozione. Beh, noi abbiamo avuto modo di fare più volte una chiacchierata su questi argomenti, e credo che sia, cioè, trovare una situazione del genere, come diceva Dino Cassone, è francamente una gran fortuna, perché questo tipo di attenzione rivolto dalla casa editrice al lavoro dello scrittore è una forma di rispetto e nei confronti dello scrittore, e lo scrittore deve avere questa forma e deve pretenderla, questa forma di rispetto, ma soprattutto nei confronti del lettore. Quindi se non c'è questa cura del particolare, questa attenzione e questo alto livello di qualità, francamente non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto soltanto danni. Allora, veniamo nel merito della faccenda. Le ragazze... Pietro, aiutami. Le ragazze stanno bene.
Ma le ragazze stanno bene? Perché hai deciso di dare questo titolo? Le ragazze stanno bene? Rispondo io, risponde Pietro. No, rispondi tu prima, io. Perché poi Pietro dovrebbe fare la domanda, veramente. No, dunque, io inizialmente c'è una canzone delle Luci della Centrale Elettrica che mi ha ispirato, il nome si chiama proprio Le ragazze stanno bene, volevo omaggiarla scrivendo questo romanzo. Sono 10 racconti e io racconto il legame che c'è tra una serie di persone che si sfiorano, che si vivono, sia per una notte, ho raccontato un po' il fenomeno di Tinder, non so se conoscete la dating app Tinder, qua solitamente dicono no in molti, ma molti che dicono no, cioè, sanno di cosa si tratta. Ora ho capito perché dicono no, cioè io non la conoscevo, l'ho scoperta ecco. Qua, che però sia capisco perché si dica no. L'amore di una notte, cioè due persone che si incontrano esclusivamente per passare una notte insieme, o siano rapporti finiti ma che poi vivono il lieto fine che non hanno avuto, ho deciso di raccontarli e poi in parte raccontare queste giovani donne che hanno vissuto delle vite caratterizzate dalla necessità che alcune figure maschili dicessero loro costantemente, continuamente, va bene così, siete belle, siete brave, siete perfette, solo se agite, reagite, parlate, vi comportate come noi uomini, narcisisti e in alcuni casi anche aggressivi in questo romanzo, vi diciamo di fare. Volevo che fosse una liberazione che queste donne fanno nel momento in cui si rendono conto che hanno già tutto quello di cui hanno bisogno e non hanno necessità che sia qualcun altro a dover dire loro come comportarsi. Pietro, vuoi intervenire? No, io no. Diciamo che la cosa che mi ha particolarmente interessato, al di là diciamo del contenuto su cui poi entreremo, mi sentite? Entreremo nello specifico. La cosa che mi ha interessato è la formula del lavoro di Davide, nel senso che io Davide l'ho conosciuto con quella volta che ho imparato a nuotare, ci siamo conosciuti anche, diciamo più o meno incontrati, sfiorati anche negli anni precedenti, però l'ho incontrato come autore con questo libro. E in precedenza credo, perché non ho letto i primi lavori di Davide, che tu abbia sempre scritto romanzi, esatto? Ecco, qui invece tu hai scelto la formula del racconto, che fino ad allora avevi riservato ai blog, credo a Inchiostro di Puglia, ma forse anche in qualche altra circostanza. Però una raccolta di racconti, sia pure a tema, nel senso che sono racconti che si concatenano, tu non l'avevi ancora pubblicata. Quindi mi interessa capire, uno, diciamo, questo, perché hai voluto scegliere questo tipo di formula per proporti con questo tuo quinto lavoro, se non ricordo male. E l'altra cosa che volevo capire è se questa formula è un punto d'arrivo, te l'ho già chiesto in un'intervista, ma credo che non tutti l'abbiano letta, insomma almeno mi auguro, diciamo, in maniera tale da proporre una domanda nuova, perché mi sembra abbastanza interessante proprio la scelta del mettere insieme dei racconti, sia pure con un filo che li congiunge, per, come scelta, diciamo, di proposta di questo tuo nuovo lavoro. Io uso, guarda, questo perché preferirei usare anch'io questo, perché con il mio difficoltà a piegarmi con questo qui lo spegniamo. Dunque, io sono partito da un concetto che mi interessava particolarmente, che era quello della rabbia inespressa. Io, da amante dei social media, sono partito con Facebook, amandoli agli esordi già 10 anni fa, e c'erano dei contenuti su Facebook, addirittura si condividevano canzoni, c'era anche della buona musica, tu che sei un amante lo saprai, te lo ricorderai, c'erano fotografie, c'erano dei messaggi che in qualche modo venivano comunicati. E poi è arrivato Instagram, che in realtà è un visual, come dicono quelli che studiano i social media, e ci sono solo le immagini, quindi non c'è più il contenuto, raramente c'è una didascalia, ma non la legge nessuno. Il tempo che viene passato a scorrere l'account di un profilo è 2 secondi e mezzo, secondo gli ultimi dati. Quindi vuol dire che in 2 secondi e mezzo noi dobbiamo essere, oltre che belli, che è un dogma che dall'esordio di Facebook dobbiamo seguire, dobbiamo anche essere spensierati o comunque divertenti, che è una fatica pazzesca, riuscire contemporaneamente a essere belli, bravi, divertenti e soprattutto felici. E io volevo capire
Ma la gente quando si incazza, perché ci incazziamo tutti, dove la va a scaricare? Dove va a scaricare questo stato d'animo? Lo fa sicuramente su chi ha vicino, purtroppo, magari proprio su chi ama maggiormente la persona. E soprattutto volevo creare delle diverse situazioni in cui vedere dove fosse prima canalizzata questa rabbia e poi soprattutto sfogata e vedere che reazione ci fosse, perché c'è un racconto in particolare che è l'ultimo che ho scritto prima di spedirlo a Dino Cassone, che si svolge in autostrada. Abbiamo parlato di statali, parliamo anche di autostrade, e ci sono un uomo e una donna di 35 anni che a loro volta hanno il loro racconto. Sono due, un uomo che si chiama Simone e una donna che si chiama Dalida. Simone ha fatto del male alla propria compagna perché non riesce ad accettare che abbia avuto una vita sessuale prima di lui. Pensate un po' che reato aveva compiuto. E invece Dalila, che credeva tanto nel suo amore, è stata tristemente, tremendamente tradita. Queste due persone, è una cosa che io ho visto, caricano in macchina su BlaBlaCar, che è un circuito che permette a sconosciuti di entrare in contatto e trovare passaggi online, carica a bordo una coppia di giovani ventenni che sono nel pieno della loro relazione, sono innamoratissimi, vanno a un concerto. Allora Simone e Dalila cosa fanno? Ed è quello che purtroppo sto notando accadere sempre più spesso. Usano due perfetti estranei che capitano per caso da lì per distruggere quello che questi giovani cercano di portare avanti, cioè una relazione pura, genuina e felice. Quindi si appartano durante una sosta in autogrill. Simone dice al ragazzo: guarda che sono tutte uguali. E contemporaneamente c'è Dalida che dice a Vanessa, la ventenne: guarda che sono loro tutti uguali. E volevo approfondire questo, cioè prima magari era un odio per assurdo rivolto verso qualcuno in particolare, adesso a me sembra che un po' sia buttato lì, tipo unzione. Tipo sfogo del momento, diciamo. Tipo sfogo del momento. Visto che l'uso istantaneo del social network, del social media, ti consente appunto la comunicazione istantanea. Esatto, anche perché c'è stato un discorso che ha fatto Zuckerberg o aprile 2019, comunque fu a ridosso dello scandalo di Cambridge Analytica. Tra l'altro Netflix ci ha fatto un documentario bellissimo su questo. Tutti questi dati che vengono fatti circolare, quando noi accettiamo di vedere come saremo a 60 anni, per esempio, dato che è una cosa in cui tutti sono cascati, e Zuckerberg diceva, alla gente piace essere in piazza, perché Facebook è una piazza, anche se il calo è drammatico, però abbiamo capito che vogliono stare nei salotti, cioè vogliono dei piccoli, un microcosmo dove sentirsi protetti. E quindi questo, oltre ai gruppi WhatsApp, crea anche su Facebook il gruppo di quelli che tifano la Juve, di quelli che vedono X Factor, di quelli che... E tutti quelli che sono fuori da questo gruppo sono linciati a livello digitale e anche a livello purtroppo fisico. E volevo proprio riuscire a descrivere questo, a descrivere quanto fosse cronicizzato questo stato di rabbia e di odio. Questa formula, tornando alla seconda parte della domanda, del racconto è un punto d'arrivo per te oppure rappresenta, diciamo, una scelta dovuta all'approfondimento di quello che hai detto? E io volevo, tra l'altro... Anna Maria è stata così brava da portare anche il romanzo precedente. Volevo riportare con questi racconti il futuro, il seguito, l'evoluzione di alcuni personaggi precedenti. Quindi l'ho concepito, ne abbiamo parlato durante l'intervista ieri, proprio come un punto di arrivo, perché recentemente, questa è stata un concerto, sicuramente ne avrete visti tanti anche voi, la gente non sta più vedendo il concerto, certo. Lo filtrano dal cellulare. Qui, come intermezzo dei capitoli, è stato individuato un iPhone che proprio intermezza alcuni passaggi, ho trovato il primo utile per mostrarvelo. Allora io vedevo che non solo le cose non riusciamo a vivere qui e ora, come vorrebbero che facessimo, ma soprattutto non riusciamo neanche a ricordare come erano lì e allora, perché siamo incredibilmente filtrati da quello che vediamo. Allora ho detto, io voglio vedere invece com'erano le cose prima, e quindi due personaggi particolari, Danilo di Rewind
e Stefano di quella volta che ho imparato a nuotare, quindi come erano prima. E poi voglio vedere come sono diventati 5 anni dopo, 4 anni dopo, in maniera tale da fermare quel momento e vedere poi più avanti, sono cambiati, hanno capito qualcosa, hanno preso consapevolezza di quello che sono. Tra l'altro in questo ho scelto anche di utilizzare una playlist, ho affiancato a ogni storia, sono 10, un brano, il semplice ritornello di un brano, proprio perché se ci fate caso è l'unica cosa che resta è quella, la musica. Cioè voi potete decidere di non ascoltare più una canzone soltanto perché rievoca perfettamente quella persona e quel ricordo. E allora, siccome c'è la musica che ci permette almeno di ricordarci quel momento, di fermare quel momento, volevo che ogni storia, dato che in parte sono, non dico autobiografiche, ma legate a persone a cui ho voluto e voglio bene, volevo che ogni storia avesse la sua colonna sonora. La scelta di Sempre per Sempre di De Gregori la condivido in pieno, perché insomma è, diciamo, di tutte le cose che hai citato, è l'unica cosa che avrei citato anch'io qualora avessi scritto De Gregori. Che, però mai. Però io vorrei chiarire a chi non ha letto il libro, perché Pietro parlava appunto, Pietro e anche Davide parlavano di questi 10 racconti, non sono 10 racconti avulsi l'uno dall'altro, nella realtà sono concatenati, anzi è abbastanza complicato, ecco perché vi dico che va letto e poi riletto, perché ci sono dei personaggi le cui storie si incastrano e c'è una sorta anche di quasi sliding doors, se non avessi fatto quello in quel momento, se in quel momento avessi fatto, mi fossi comportata in un'altra maniera. E quindi è bellissimo rileggerlo e riannodare i nodi di tutta la storia. Oltre a quello che vi ha raccontato Davide, cioè aver richiamato, tra virgolette, in vita personaggi dei suoi precedenti romanzi e non solo i protagonisti, ma anche i comprimari. Una cosa ti volevo chiedere, ma visto che hai parlato di Facebook, tu racconti di un personaggio, di una donna, di una ragazza che utilizza molto i social network, sta in continuazione a farsi dei selfie perché vuole apparire in una certa maniera, lei già è bella di natura, ma vuole apparire in una certa maniera, vuole essere sensuale, vuole essere ammiccante, vuole provocare, quando nella realtà vuole farlo soltanto virtualmente, perché poi nella realtà non è così, è un altro tipo di persona, si è creata un personaggio. Quindi questo è anche un grandissimo dramma di Facebook, cioè tutto quello che c'è lì, che può sembrare verosimile, ma non è vero, non è assolutamente vero, non corrisponde alla realtà, quindi un grande inganno, bisogna anche essere molto schermati per poter decifrare, decrittare determinati messaggi. Perché hai voluto raccontare e hai focalizzato l'attenzione su questo tipo di persona? Sì, questo è il dramma del verbo essere rimpiazzato dal verbo apparire. Io ho scelto Instagram perché addirittura anche peggio, proprio perché sono contenuti costanti, cioè lei è perennemente alla ricerca di consensi, al punto tale da perdere di vista il proprio contatto col mondo. Ed è un personaggio caratterizzato da una sostanziale inettitudine a vivere, che non è però causata dalla propria personale volontà. Lei rimprovera il suo migliore amico, che in realtà è uno sano, di essere un uomo medio, un uomo che non pensa, un uomo che non agisce, che rovinerà tra l'altro il loro rapporto di amicizia. Però in realtà questa inettitudine che lei rimbalza ad Andrea, il suo amico, non è altro che una capacità di stare al mondo che a lei non appartiene. L'ho scelto perché c'è il libro in assoluto più bello che abbia mai letto, l'abbiamo nominato già con Dino ed Elena dell'Aquila, che ringrazio, un'altra autrice della Planer, che ha ricevuto anche un attestato di merito, quindi insomma è giusto anche ringraziarti per essere qui e che sarà Martina prossimamente. Ho scelto questo perché il bambino emozionale è una figura particolare, il libro si chiama A tu per tu con la paura, hanno scritto una coppia, Krishnananda e Amana, e parla di questa figura del bambino emozionale. Che cos'è? Io non la conoscevo. Pare che nei nostri primi 5-7 anni massimo di vita si formi la nostra personalità, cioè quello che noi assorbiamo, interiorizziamo in quegli anni inconsciamente, poi forma il nostro carattere negli anni a venire. Solo che a Giulia e a tutti i personaggi di questo romanzo capita un problema enorme. Loro diventano adulti e il bambino se lo portano dietro. Quindi loro agiscono
nelle relazioni di coppia, nei rapporti interpersonali, reagiscono sulla scorta di quello che credono sia giusto, perché non hanno mai fatto realmente i conti con se stessi, non si sono mai chiesti: ma questo modo di vivere questa vita di coppia, il mio modo di comportarmi col mio amico, con la mia amica, col mio ex, col mio fidanzato, con mio marito, mia moglie, mi appartiene, è mio, è di Danilo, è di Clara, è di Giulia, è di Andrea, o è qualcosa che mi porto dietro? Nella maggior parte dei casi, come appunto in questo di Giulia, è una serie di comportamenti, di schemi comportamentali reiterati che loro portano avanti a testa bassa, senza mai interrogarsi su appunto l'efficacia di questo, se appartenga loro questo modo di essere. E il problema è che nessuno dice loro non quello che sia giusto o quello che sia sbagliato, ma semplicemente prendi atto di quello che sei veramente. Quindi sono degli irrisolti. Sono degli irrisolti cronici che hanno cronicizzato questa rabbia che dicevamo prima, come l'ansia, no? Uno può avere l'ansia per mille ragioni, però può essere settoriale. Quando è fisiologica, certo, tendenzialmente è settoriale, cioè può essere l'esame d'università, può essere l'emocromo, può essere la risonanza magnetica, può essere quello che volete, ma quando diventa cronico diventa un problema di ansia generalizzato che comprende tutti gli aspetti, e loro hanno una rabbia generalizzata proprio perché c'è un'incapacità di aver risolto il proprio dramma personale, che poi sono colpe di altri. Io non dico che siano necessariamente vittime, anche i loro carnefici sono stati vittime. Il problema è che manca la comunicazione che permetterebbe a questi uomini, a queste donne, a questi uomini sofferenti, di trovare la pace, di mettersi serenamente a vivere la propria vita. Manca il dialogo, ma sono anche personaggi che hanno, non dico tutti, ma nella stragrande maggioranza anche un ego ipertrofico che limita proprio il loro modo di comportarsi e di relazionarsi con gli altri, che è il male del secolo, secondo me, quest'ego ipertrofico che poi, specialmente nell'ambiente che frequentiamo noi, è elevato all'ennesima potenza, ma non solo. Pietro, tu vuoi aggiungere qualcosa? Interrompimi, non aspettare che io ti dica. No, per carità, insomma, era un discorso assolutamente che meritava di essere approfondito come è stato fatto. Io volevo chiedere a Davide una cosa. Qualche giorno fa ho letto un articolo, un editoriale su Corriere della Sera, dove sostanzialmente la generazione X, quella a cui appartengo io, quella che oggi è intorno ai 50 anni, dal titolo del famoso libro di Douglas Copeland, Generazione X, sostanzialmente non figlia, e non figlia perché, in estrema sintesi, l'autore lo faceva dipendere dal fatto che ideologicamente la nostra generazione, la mia, non la tua ovviamente, è stata influenzata dal nichilismo del punk e dall'edonismo del neoliberismo. Ora questa, diciamo, è musica per le mie orecchie, perché odio il punk e detesto il neoliberismo, per cui insomma fin da ragazzo mi sono scelto dei modelli completamente diversi da quelli che facevano parte della mia generazione. Ma questa nota autobiografica non la inserisco per, diciamo, dare ragione ad Anna Maria sull'io ipertrofico che tutti quanti noi abbiamo, ma perché mi interessa capire la tua generazione, perché la mia è stata quella che ha dovuto fare i conti con l'inizio dell'era digitale e quindi tutto ciò che ne è venuto. Noi eravamo per certi versi vergini quando eravamo molto giovani, abbiamo incominciato fin dall'adolescenza con i computer, dal VIC 20 siamo arrivati, diciamo, al Windows 10 che utilizziamo oggi. Ora, questo ha comportato questa, diciamo, categorizzazione che l'articolista, mi dispiace non ricordarmi il nome, portava poi, sintetizzava con il fatto che noi non figliamo perché siamo egoisti, perché siamo, diciamo, condizionati da queste ideologie che hanno, diciamo, che ci hanno colpito quando eravamo piccoli, mettiamola così. Voi 35enni, voi che siete, diciamo, dei giovani uomini e delle giovani donne, io non darei tantissima importanza al fatto di essere risolti, perché si è risolti a prescindere, insomma, secondo me, bene o male. Ma la cosa che mi interessa di più, invece, è capire, in rapporto con l'era digitale che voi per apparentemente padroneggiate, rispetto all'età adulta,
vi sentite pronti, vi sentite, diciamo, cioè il passaggio successivo è lasciarsi alle spalle il Peter Pan che c'è in ognuno di noi, che peraltro deve essere lasciato in messo da parte soltanto in maniera graduale, in maniera non totale, secondo me. È un qualcosa che voi, ecco, questi personaggi, il futuro di questi personaggi, tu come te lo immagini, che è poi il futuro della tua generazione? Allora, guarda, ritornando alla storia che ho raccontato brevemente, quella su Tinder, la cosa che ho notato, stranissima, però accade, è che uno si aspetterebbe da una dating app così, in cui ci si sceglie con un like, con qualche foto, superficialità, leggerezza. Invece accade che in contesti del genere, quindi a che fare magari due perfetti estranei, si riesce a rivelare quelle che sono le proprie reali inclinazioni, cioè quello che davvero si vuole fare da grandi. Mentre alcuni altri personaggi, come per esempio Danilo o Stefano, fanno esattamente il contrario, cioè portano avanti un ideale di cui sono fermamente convinti, ma poi nei fatti realmente vorrebbero tutt'altro. Cioè io ho descritto un Danilo che potrebbe essere 10-15 uomini qui dentro, che è innamorato dell'amore, quindi sogna chissà che quale vita meravigliosa, ma poi in realtà gioca semplicemente con la compagna, che non è neanche la sua compagna, perché la sua compagna è a casa, lui con un'altra donna, gioca a questa necessità, come parlavamo con Anna Maria prima, di appagare il proprio ego prevaricando la figura che c'è dall'altra parte. O quando abbiamo descritto Stefano, e quando anche Anna Maria lo ha letto, sa perfettamente, in quella volta che ho imparato a nuotare, l'hai letto anche tu, quale fosse la profondità del personaggio di Stefano. In realtà qui io lo descrivo come uno che ci ha provato a farsi una famiglia, perché chiude quella volta che ho imparato a nuotare, questo finale da libro cuore che arriva, e poi lo ritrovo 2 anni dopo che dice: io non ce l'ho fatta perché non è la mia natura, cioè non mi appartiene, sono una persona sensibile, sono una persona emotiva, racconta Stefano, ma io con le donne non ne voglio una, io ne voglio tutte. E davanti a questo dato, naturalmente, la vita di Stefano è quella di trotterellare, come capita a tanti altri uomini, altri dei quali potrebbero tranquillamente essere qui dentro. E poi abbiamo parlato prima, per esempio, di Simone, che è questa, la mentalità. Se quella donna ha avuto N esperienze, io, che chiaramente vivo una sorta di ansia da prestazione e da giudizio, allontano quella donna non perché non la voglia realmente, ma perché devo vivere il confronto con un numero indefinito di partner precedenti. Queste sono tante piccole situazioni in cui una relazione si ferma. Banalità, stupidaggini, al di là di quella enorme della mancanza di dialogo. Ecco, ma scusa, per tornare, diciamo, all'articolo del Corriere della Sera, dove sostanzialmente si diceva che noi, parlo della mia generazione, la generazione X non ha un'idea di futuro, e probabilmente non ce l'aveva neanche in maniera chiara quando eravamo più giovani, e quindi di conseguenza non figlia, di conseguenza eterni Peter Pan e così via. Ma voi, con te, 35enne, che ha raccontato altri 35enni, questa idea di futuro ce l'avete? Io credo che ci sia, ma il problema è che finché non ci si mette a posto con se stessi non avrebbe senso farlo un futuro. Cioè non mi prenderei la responsabilità di mettere al mondo un bambino, una creatura, se non ho trovato una pace con me stesso, se non ho trovato un equilibrio con me stesso. Io vedo, a proposito di, parlavi tu di ego ipertrofico, cioè si celebra qualsiasi cosa, e non c'è mai uno che scriva: oggi è stata una giornata orribile, oggi non sono riuscito a rivendicare un sacrosanto diritto alla posta, oggi non sono riuscito a... Cioè, riescono tutti a fare tutto. Quindi in questa maniera, una relazione, come vuoi che arrivi a qualcosa di più? Come possono due persone che non hanno preso consapevolezza dei loro limiti, prima ancora che dei loro presunti e autocelebrativi a volte meriti, come possono portare avanti qualcosa? C'è chi lo fa, in tanti lo stanno facendo, però io noto come fil rouge di tutte queste coppie che ce l'hanno fatta la capacità di sapersi accettare con tutti i loro sbagli. Invece tanti altri continuano a essere convinti di stare bene, uomini e donne, quando invece non è così. Non è così, e lo si legge negli occhi di queste persone quando siamo a cena fuori, lo si legge nella rabbia, ne parlavamo prima, che viene manifestata a ogni critica, c'è questo scatto
in molti, credo se ci fate caso, hanno subito delle reazioni per delle banalità. E lì c'è chiaramente qualcosa che a fondo non è ancora venuto alla luce e che impedisce a quella persona di vivere sereno e quindi di arrivare a filiare in un futuro. Quindi tu, scusami Pietro, fai dire ad un tuo personaggio, scusate, Danilo era convinto che se avesse messo due estranei a caso in una stessa stanza sarebbero emerse analogie e antitesi che nella loro sintesi avrebbero reso inseparabili quei due sconosciuti per un periodo determinato, trascorso il quale i due estranei avrebbero intrapreso cammini diversi proprio a causa di quelle stesse analogie e antitesi. E tu sei d'accordo con questo? Sì, assolutamente sì. Ma sei un po' crepuscolare però, sei un po' tristarello. No, la no, generazione no. X, che poi è anche la mia, è triste, ma diciamo... No, questo per esempio mi è venuto in mente più avanti, quando racconto di un tradimento, no? A proposito di questo essere... Cioè io mi è capitato di leggere come da qualcun altro è stato descritto un tradimento. Allora magari a pagina 78 c'è lei che scopre, o lui, fate chi volete, che scopre il tradimento. A pagina 79 colui il quale ha tradito dice, ve lo giuro, dopo 7 secondi nella vita reale sarebbe: amore, andrò in cielo a prendere le stelle e le porterò qui per riconquistarti. E lei dice, o lui dice: ma io non so se potrò ancora fidarmi di te dopo quello che è accaduto, perché è accaduto, chi dice accaduto? Chi ha appena scoperto un tradimento e dice accaduto? Allora io volevo che fossero antieroi, cattivi, tristi, arrabbiati, però reali, cioè delle persone reali, volevo che fossero onesti da quel punto di vista. Poi, chiaro, alla fine, bene o male, chi prima, chi dopo ha un percorso di crescita che lo condurrà a delle consapevolezze, però purtroppo quel pensiero è profondamente personale e lo ricondivido adesso. Io volevo poi riallacciarmi, spostandoci in maniera laterale rispetto al libro, a quello che hai detto prima su questi profili nei social network, nei social media perfetti, dove ognuno di noi sembra bello, hai tante, eccetera, insomma. Io ho un profilo Instagram, ma non ci vado mai, infatti non c'è neanche una foto, neppure quella del profilo, quindi è come se non esistesse. Però una cosa che ho notato, adesso voglio entrare nello specifico dei ragazzi della tua generazione, io... diciamo, ho amici che vanno, diciamo, dai novantenni fino, diciamo, alle mie figlie adolescenti su Facebook, quindi ho profili di chiunque, insomma, di gente di destra, di sinistra, di leghisti, non leghisti, insomma c'è di tutto tra le mie amicizie virtuali. La cosa che ho notato dei giovani della tua generazione, dei 35 anni, e in particolare... dei martinesi e dei pugliesi, è che effettivamente questi profili sono dei profili molto curati, nel senso che ci tenete a sembrare belli, a sembrare vincenti, a sembrare, impegnati in una sorta di eterna festa, cosa che per certi aspetti mi fa anche piacere, perché è bello vedere questi profili. Però io so che non sono reali, lo so perché la vita è una cosa diversa, insomma. E così come ritengo che sia giusto, perché lo faccio anch'io, è di mettere le foto più belle, insomma, comunque quelle che uno ritiene più care sul proprio profilo. Vorrei capire, ritornando proprio al discorso che ho fatto prima, dell'approccio da nativi digitali che voi avete, insomma, che bene o male praticamente lo siete. Perché c'è questa perfezione, o comunque questa ricerca della perfezione, della festa, anche diciamo della gioia, perché poi ci sono dei profili che sono molto teneri, ci sono delle affettuosità che vengono, diciamo, esibite in maniera non così esibizionistica, ma proprio per dire noi siamo così, insomma, cioè ci piace far vedere quanto siamo felici, ed è una cosa, questa secondo me è anche carina, io non ci vedo un qualcosa da nascondere o una necessità di riservatezza.
Perché voi siete così? Questa è una domanda che secondo me in tutta la vita potremmo non riuscire a trovare una risposta. Sì, ma è quello in gran parte è quello che diciamo prima su questa figura del bambino emozionale. Cioè, secondo me non siamo realmente tutti così. Dobbiamo semplicemente capire ciò che davvero appartiene alla nostra natura e ciò che non lo è. E io ho scelto un personaggio di cui non abbiamo parlato, ma è quello che maggiormente mi ha coinvolto emotivamente, che è la figura di Veronica, che è una ragazza che ha 23 anni, poco dopo la laurea, scopre di avere la sclerosi multipla. Perché deve arrivare a una consapevolezza del genere per scoprire quella che è la sua vera natura, che è quella appunto di vivere al 100% della propria vita? E io dico e ripeto, perché è necessario attraverso questi mezzi di distruzione, che sono degli specchi, non sono proiettati verso l'esterno, perché sono degli specchi, perché è necessario dare questa immagine? Perché siamo circondati, come dicevamo all'inizio, dalla necessità di non essere soltanto belli, perché potremmo anche sforzarci e riuscirci, ma di dover essere perfetti, in perfetta forma, in perfetta salute, in perfetto stato psicofisico. Io volevo che emergessero in questi personaggi tutte le crepe che ci sono nella loro personalità, tutti quei motivi che li portano a essere aggressivi, cinici o anaffettivi. Gran parte delle persone alle quali mi sono ispirato, che esistono realmente, lo sono divenute perché non hanno saputo né superare schemi comportamentali interiorizzati inconsapevolmente, e né sono riusciti a capire che sono perfetti così come sono. Tutte le figure femminili non hanno capito che ce la possono fare da sole, non hanno ancora capito, perché poi lo capiscono durante il percorso. Io, più che perché siamo così, io dividerei, come ho cercato di fare in questo libro, perché gli uomini devono sfogare tutte le cose che non hanno funzionato nella loro vita sulle donne, perché quello che mi capita di vivere, di ascoltare spesso, io ho descritto due versioni mie precedenti, dei miei 20 anni, in cui io tendevo a dover più avere la sensazione che l'altra persona fosse effettivamente mia dal punto di vista cerebrale, che non dal punto di vista emotivo, perché confondevo anche il sentimento dell'amore, inteso come dovrebbe essere, per me non era io amo te, io amo l'idea che mi sono fatto di te, non ti amo più, non amo più perché è cambiata l'idea che ho di te. Cioè, noi giochiamo, cazzeggiamo, se me la consentite questa parola, cazzeggiamo sui social media proprio perché giochiamo e siamo avvinghiati in questo eterno gioco in cui dobbiamo rincorrerci senza mai arrivare alla sostanza. Parlava di Giulia prima, Anna Maria, che è una donna che vive più per il messaggio dello sconosciuto su Instagram, però poi non ci va a cena con l'uomo che glielo chiede, perché sta seguendo un proprio copione personale. Allora, perché arrivare, l'esempio di Tinder, a dover essere liberi, spensierati con un estraneo e dire: ah, io non ti conosco, stasera andiamo a letto, poi non ti rivedo mai più, però io ti dico che ho tutti questi problemi e sono così. Ecco, perché siamo arrivati a dover usare una soluzione del genere per doverlo fare? Non lo possiamo fare con la donna che invitiamo a cena questa sera, per esempio. Perché giochiamo? Perché siamo finiti dentro un imbuto e non vogliamo uscirne. La maggior parte avrebbero bisogno, tutti avrebbero bisogno. Dobbiamo darci un'immagine, non possiamo permetterci di mostrare qualcos'altro. Anna Maria, vuoi dire qualcosa tu? No, non faccio commenti, va. Non faccio commenti a questa cosa. Comunque stare qui tra dolore e terribile. C'ho un'ansia, una cosa. No. No, io volevo semplicemente fare una considerazione, è che a furia di leggere i tuoi libri abbiamo capito che il Salento ti è entrato nella pelle molto più di Martina Franca, la tua città d'origine, che tu citi rigorosamente, ma il Salento proprio tu lo respiri e continui a respirarlo anche a distanza. Ma per lui Martina è terra d'Otranto comunque, immagino. Certo, la interpreta in questa maniera, insomma. No, io volevo farti un'altra domanda che invece mi ricollega un po' a quello che diceva Valentina, l'assessore, prima, sui tanti scrittori che non sono soltanto a Martina, ma che ahimè ne è pienissima la Puglia, a fronte di un numero di lettori che è in caduta libera perenne. Allora, mi ha colpito quello che tu hai scritto nei ringraziamenti, e ve lo leggo, lo condivido con voi, non vi leggo tutti i ringraziamenti perché ve li dovete leggere voi. Allora,
Davide dice: c'è un po' tutta la mia vita in queste storie. E come diceva quel tale, perché fa delle citazioni in ogni capitolo, e come diceva quel tale, scrivere sulle cose mi ha permesso di sopportarle. Più probabilmente sono state tutte queste donne a sopportare me, e da qualche parte, ne sono certo, stanno tutte bene. Quindi scrivere sulle cose ti ha permesso di sopportarle? È sì, proprio così? Assolutamente. Quindi per te questo è la scrittura? Assolutamente. Ci siamo trovati, lo diciamo prima, un racconto è stato concretamente proprio inviato durante un ricovero ospedaliero, proprio quando bisognava superare quel momento. Io poi ho scelto una figura femminile per raccontare di questo, perché la sclerosi multipla è una malattia che colpisce prevalentemente le donne. E oltre che permettere di sopportarle, permette di informare. Perché sono stato a Genova, perché lavoro con il blog di AISM di Genova, l'associazione italiana, e il 18% sa fornire delle risposte corrette alla domanda che cos'è la sclerosi multipla. Dire che non è mortale, dire che non è contagiosa, e dire che colpisce le persone dai 20 ai 40 anni, risposte corrette a tutte queste tre domande le hanno dette il 18% del campione. L'82% è un delirio. Allora, probabilmente Veronica, che descrivo io e che è realmente esistente, ha un problema. Da un lato è fortunata perché ha 10-15 terapie al momento che riescono a tenere sotto controllo il suo problema, ma dall'altro lato ha dei sintomi invisibili che è impossibile spiegare, a meno che non li hai anche tu. Certo. E lei è costretta a vivere, da un lato, dovendo liberarsi dell'etichetta. Cioè, io non sono la mia malattia, lo scriveva avantieri su Instagram questa ragazza. Quindi su Instagram si possono anche scrivere contenuti seri, vedi, a proposito di social media. Scriveva: io sono molto di più di questo. Però come lo spiego che la mia stanchezza non è pigrizia, non è spossatezza? Come lo spiego che la mia ansia, la mia allerta cronica è dovuta effettivamente a un processo a carico del mio sistema nervoso centrale? Allora, probabilmente mi ha permesso di sopportare altro. E ultimamente, grazie a questa collaborazione, sta diventando un modo per raccontarlo. Però può raccontarlo con serenità. Perché pare che non soltanto questa malattia, ma tutte le patologie croniche di cui siamo affetti, se voi le trattate con serenità, non ignorandole, ma neanche saltandole, nella maggior parte dei casi stanno lì, stanno bene anche loro. Bravo. Facciamo le corna. Senti, proprio per riallacciarmi in chiusura a questo ragionamento, io vorrei capire, perché mi sembra una cosa piuttosto importante e fa parte di un processo di crescita, soprattutto in termini di elaborazione, quanto conta la consapevolezza, la coscienza del dolore rispetto a un processo creativo? La consapevolezza, dici? La coscienza. Beh, permette di vedere le cose come sono realmente. Prima parlavamo delle persone che non riescono a vedersi per come sono realmente. Un processo del genere ti fa comprendere realmente quello che sei, realmente come sono le cose. Quando mi ha premiato la famiglia di Ludovica Castelli, Dino era con me, c'era anche Elena a Bari, io ho pensato quanto piccoli siamo noi che possiamo ogni giorno del bene e del male lamentarci, vivere, sorridere, lo facciamo poco, ridiamo ma sorridiamo meno. Io ho notato che ridiamo, però è sempre una risatina forzata alla Joker, no? Per intenderci, per essere attuali, non è mai un sorriso reale. Io davanti a quella famiglia ho capito: abbiamo tanto tempo, abbiamo la possibilità di farlo e dobbiamo impegnarci a comportarci in questa maniera, senza però, vi garantisco, 8 giorni infiniti, a questa consapevolezza non si riesce ad arrivare. Io ho voluto narrarla, quel dolore che dici tu, non soltanto legato a questo episodio, che è settoriale, che è un racconto su 10, l'ho voluto infilare in tutte le persone che vivono costantemente delle difficoltà legate all'incapacità di aver superato e aver raggiunto il traguardo di questo percorso di crescita che dicevi tu. E farlo permette di collocarsi da spettatore, dall'esterno, pur avendo vissuto quella ferita, tu sei fuori, la riesci a descrivere così com'era, non come avresti voluto raccontarla o ti è stato detto di raccontarla.
Pietro è contento, mi fa un cenno con la mano. Senta, ma l'interrogazione è finita. No, non è contento. Non altro da aggiungere su questo argomento. No, dai, forse volevi tu fare... Sì, io non li ho fatti in apertura, li faccio in chiusura. Ringrazio la Fondazione, anzi a questo punto prima di farli invito il Presidente a fare un saluto. È il momento giusto? Quando abbiamo iniziato, prima di iniziare mi ha detto alle 8:30 chiudiamo. No, Davide. No, io ho detto alle 8:30. Alle 8:30 liberiamo. Ma più che un saluto, tanto ci conosciamo da quando sei nato. Presidente, sì. Ma scusate, mi metto qui. Ma no, io non sono un uomo di televisione. Dicevo, più che un saluto, io sono venuto qui per ossigenarmi di uno spirito giovanile che possiede il nostro giovane Simeone, il nostro Davide Simeone. E poi sono stato colpito dalla locandina. Le ragazze stanno bene. Beh, finalmente ho detto, stasera le ragazze stanno bene. Perché stanno bene? Perché ci sono gli uomini. E quindi, perché c'è Davide. Per cui lei è una donna fortunata. Perché, anche perché stasera si è rivelato pubblicamente, per cui va sul tranquillo. Presidente, le ragazze in realtà sono seppellite nel nostro cortile, qui a casa in via Valle d'Itria, le ha seppellite... I genitori sorridevano e erano compiaciuti mentre tu esponevi così brillantemente i tuoi concetti. Io il libro non l'ho letto, forse l'avrei dovuto leggere perché sarei venuto preparato. Se ho capito bene sono 10 capitoli, che si collegano tra di loro. Se ho capito bene, dietro c'è il dramma, c'è la commedia, ma c'è soprattutto il senso della vita, il significato della vita. Perché succede tutto questo? Perché in fondo, a mio parere, oggi, ancora oggi, il ruolo della scuola non esiste. Sul piano dei sentimenti, delle emozioni e delle difficoltà contemporanee. Il ruolo della famiglia molte volte viene tradito dalle vicissitudini che viviamo. L'assessore, che ringrazio per la sintesi ma anche per l'efficacia, voi donne siete brave, io dico sempre, le esalto sempre, senza le donne gli uomini non vanno da nessuna parte e sono essenziali. E dico questa sera che anche la società oggi tradisce coloro che vivono questa stagione, che per me è la più bella, quella dei 35 anni. Naturalmente voi avete costituito stasera un trio brillante, se dovessimo parlare di musica, c'è stato un accenno alla musica, che poi la musica è quella che rende felice l'animo, ma soprattutto rende gioioso la vita di un uomo. Io vorrei dire che stasera io esco con la convinzione, primo, che i giovani della tua età si fanno onore perché credono in loro stessi e che tu ti sei formato con tutti e contro di tutti. Secondo, esco con la convinzione che lo stare insieme e confrontarsi è molto utile perché si approfondiscono delle tematiche che molte volte a un certo punto ci sfuggono. Terzo aspetto, i sentimenti della persona. La rabbia, abbiamo parlato di rabbia stasera, la delusione. Ma io ritengo che il sentimento più bello che viene fuori alla fine, perché dobbiamo chiudere con l'ottimismo, è il sentimento dell'amore. Se non c'è l'amore, c'è il tradimento nei confronti di se stessi. Molte volte questo sentimento dell'amore, che è donazione di se stessa agli altri, che è donazione della donna all'uomo, ma soprattutto dell'uomo di rispetto nei confronti della donna, questo sentimento viene a un certo punto offuscato, funestato, per colpa di coloro che hanno vissuto queste stagioni. E io me ne faccio colpa,
perché penso di non aver fatto tutto quello che devo fare nei confronti dei giovani. Io chiudo dicendo a voi grazie perché siete numerosi, perché volete bene a Davide, ma apprezzate anche a Nicelli e la Montinaria. Sta crescendo giorno per giorno. Ancora. Sta crescendo, però. Poi voglio dire all'editore. Un applauso a lei, perché io no, forse siete delusi del mio dire. Voglio dire all'editore grazie, perché questa testimonianza di incoraggiamento ai giovani dovrebbero darla a tutti. Ci sono degli editori che sfruttano il loro ruolo, ci sono editori che molte volte tradiscono il loro ruolo, ci sono editori invece che credono soprattutto nel valore della lettura, ma soprattutto del contributo che si dà agli altri. Allora io concludo. Sono stati bravi loro, però dobbiamo essere bravi noi. Io sono il primo. Dobbiamo comprare il libro e dobbiamo scoprire la bellezza di queste ragazze. Io ho una certa età e vivo una stagione amara e brutta, però lo spirito ancora rimane giovane. E se noi riusciamo, noi adulti, riusciamo a mantenere questo spirito giovanile, riusciamo a dare anche speranza ai giovani, riusciamo a dare anche fiducia ai giovani. Dobbiamo fare in modo che i giovani vengano più valorizzati. E noi a Martina abbiamo tanti giovani. Io sono orgoglioso, non perché sono amico tuo, né ti voglio conquistare. Sono orgoglioso che un figlio di Martina Franca va in tutto il mondo a seminare la sua scienza, il suo studio, la sua intraprendenza, la sua tenacia, il suo coraggio, la sua forza. Allora io concludo dicendo andiamo avanti con altre pubblicazioni, perché noi abbiamo bisogno di ossigenarci in questi momenti. Un momento bello, siamo tutti insieme, è come una famiglia. Ci sono alcuni che vengono per la prima volta, altri che mi conoscono. Io ci metto sempre l'entusiasmo, sapete perché ce lo metto? Perché vivo tra i giovani e naturalmente e mi realizzo ancora oggi con i giovani e tra i giovani. Bocca al lupo ancora. Io volevo dire giusto una cosa, il professor Punzi come al solito è modesto, nel senso che se noi stiamo qui e se diciamo questa è una realtà importante e se oggi Martina vive una stagione importante per i giovani che scrivono e che si fanno onore nelle arti, nella musica, nello spettacolo e in tutti i diversi ambiti della società, io che diciamo ho qualche annetto più di Davide posso dire che un merito ce l'ha Franco Punzi per tutto quello che ha fatto rispetto a tutta questa struttura. Grazie. Assolutamente. Io non ho fatto i ringraziamenti in apertura, li faccio in chiusura. Dino Cassone, Elena dell'Aquila, per le Flaner Edizioni, perché, ripeto, scrivere un libro è una cosa seria, loro lo sanno, dobbiamo saperlo tutti. E la Mondadori che fuori mi ha sempre supportato in tutti questi anni, quindi hanno sempre fatto tanto per me, li ringrazio, ci sono fuori Giovanna e Angela. E la copertina, la grafica l'ha fatta Sara Semeraro, che ringrazio. C'è un book trailer di questo romanzo, lo ha fatto Giuseppe, Silvia e Angelo, che sono qui e che ringrazio, qualcuno l'avrà già visto probabilmente. Tra gli interpreti c'è Rosana Bonfrate, Edoardo Di Bello e Giussi Marzulli, ma anche tanti altri in Salento. Valentina Le Noci, dell'amministrazione, abbiamo fatto delle cose insieme, altre le abbiamo in programma, quindi credo che funzioni questo aspetto, abbiamo altro da fare. E questi due signori, io faccio un passo indietro anche con la sedia, questi due signori che hanno seguito Pietro Andrea Niceli e Anna Maria Montinaro nel tempo la mia crescita. Io ho chiesto loro di essere presenti anche in condizioni di salute, avete notato, precarie. Hanno accettato di esserci già da prima. Esco anagraficamente, sto crescendo, condizioni precarie di salute, insomma, ce ne andiamo un po' così. Però senza il loro sostegno, senza i loro consigli, non saremmo arrivati qui. Tu sei buono, però voglio dire il merito principale è tuo, del tuo talento e delle tue capacità.
Grazie. E chiudo con ringraziare la Fondazione, ringraziare da Maria Elena, responsabile di produzione, a Rino Carrieri, direttore, al Presidente Franco Punzi per le sue parole. Un'ultima cosa, la volevo dire alla fine. Qui fuori, promisi a una persona che non c'è più, che avremmo fatto qui questa presentazione. Gliela possiamo dedicare questa serata? Grazie.